Ok, allora, come preannunciato, oggi partiamo a dedicare un po' di tempo su questo esercizio che non ho affrontato la settimana scorsa perché eravamo in chiusura di lezione e non voglio fare cose affrettate, soprattutto quando c'è da ragionare, no? Poi il tempo che ci rimane andremo avanti con le stringhe, ma questo lo potremo continuare anche mercoledì. Questo esercizio ci chiede, no, di ragionare su alcuni dati che possono servire a risolvere questo problema concreto di piastrellatura, okay? Dove dice bisogna posizionare lungo il muro una fila di piastrelle nere e bianche e l'architetto, che viene sempre a rompere le scatole a noi ingegneri, dice però la prima e l'ultima devono essere nere e le vogliamo alternate, quindi nera, bianca, nera, bianca, nera, bianca e così via. Noi dobbiamo calcolare il numero di piastrelle necessarie e lo spazio rimanente eventualmente tra la parete e le piastrelle, dato lo spazio disponibile e la larghezza di ogni piastrella. Ok? È una divisione. Però dobbiamo fare attenzione ai casi particolari, ai casi limite. Ok? Quindi non è nulla di complicato, finora sappiamo solamente fare programmi sequenziali che facciano un'operazione dopo l'altra. Qui noi abbiamo uno spazio da riempire, fatemelo disegnare così, da qui a qui, io devo riempire qui dentro. Devo riempire qui dentro con una serie di piastrelle alternate. Quindi avrò una piastrella nera che occupa un certo spazio, che ne so, diciamo che occupa tre caselle qua, una bianca, un'altra nera, un'altra bianca e così via. Mettiamone ancora due. E non è detto che, qui ho sbagliato, che sto finendo con una bianca, il testo mi dice che devo iniziare e finire con una nera. E ovviamente non è detto che la somma di queste piastrelle dia esattamente la lunghezza del muro, quindi qua ci può essere ancora un certo spazio, chiamiamolo S, e un certo spazio, chiamiamolo S dall'altra parte. E ovviamente vogliamo che questi due S, per ragioni estetiche, siano uguali. Quindi, formalizziamo questo problema. Quali sono, dal punto di vista informatico, quali sono i dati d'ingresso e quali sono i dati in uscita? Ok? I dati in ingresso sono sicuramente la lunghezza del muro, della parte da piastrellare, e la lunghezza, il lato, la lunghezza del lato della piastrella. Di una piastrella, ok? E poi gli altri dati in ingresso che non sono dati numerici, ma sono informazioni sui vincoli di posizionamento. No? Cioè, che devono essere alternate, che vogliamo iniziare a finire con una nera e che lo spazio dei due lati devono essere uguali. Questi non sono dati, non sono numeri, però sono informazioni importanti che di cui dobbiamo tener conto nello sviluppare l'algoritmo. E i dati in uscita? Dovranno essere il numero di piastrelle nere, il numero di piastrelle bianche che voglio posare e lo spazio S che dovrò lasciare ai due margini. Sarà il numero di piastrelle nere, numero di bianche e spazio S ai margini, lunghezza dello spazio. Questo è quello che dobbiamo fare.
In mezzo tra questi dati di ingresso e questi dati di uscita ci sta la nostra macchinetta di calcolo. Allora, per aiutarci a fare i calcoli ci conviene dare dei nomi a queste quantità. E questi nomi li useremo anche come nomi delle variabili Python, no? Quindi la lunghezza del muro la possiamo chiamare lunghezza. Il lato della piastrella lo possiamo chiamare lato. E di fare lo stesso vicolo di posizionamento non li chiamiamo in nessun modo, non sono variabili, non sono valori, dicevamo, ma sono informazioni che noi, di cui noi terremo conto nello sviluppare. Il numero di piastrelle nere lo potremo chiamare numero di nere, NN, facciamo minuscolo, e numero di caselle bianche, NB. Facciamo numero nere e numero bianche. Forse è più facile da ricordare. E la larghezza dello spazio ai margini chiamiamo pure una variabile spazio. Quindi adesso sarà più facile per noi esprimerci, devo dividere una cosa per l'altra, li chiamo per nome. Finora non sto ancora pensando al codice, ovviamente sto ancora pensando al meccanismo di risoluzione. Quindi, di sicuro questa cosa qua si baserà su strategia di risoluzione. Sarà qualcosa del tipo di lung diviso lato. No? Ma così. Cioè alla fine tutto dipenderà dal valore di questo rapporto. Muro diviso la piastrella e mi dice quante piastrelle ci stanno. E questo mi dà un valore che può essere un valore esatto, intero, oppure può essere un valore frazionario. E poi cerchiamo magari a fare qualche esempio di che valori potrebbero venire per farci un'idea di come potrebbe essere questo problema. Dimmi, hai una cosa da... Sì, ci arriviamo, no? È chiaro che proviamo a fare qualche ipotesi. Se questo rapporto, lunghezza diviso lato, se fosse uguale a 5,0. Se questo rapporto venisse così, che risposta dovrebbe dare il programma? Allora vuol dire che tra parete e parete ci stanno 5 piastrelle esatte, di cui 3 nere e 2 bianche, con S uguale, spazio uguale 0. Questo è facile. Se fosse invece 4,5, quante piastrelle mettiamo? 3. Quindi attenzione all'int che voleva far lui. Perché se prendi il valore intero ti dà 4, ma noi le piastrelle che dobbiamo mettere sono 3, perché devono essere sempre il numero dispari. Eh? Sì? Sì, lui sta pensando, se mi viene una parte intera pari o dispari, farò operazioni diverse. Certo. È un modo. No? Adesso noi in realtà noi in Python non sappiamo ancora come scrivere se, e quindi magari troviamo una formulazione più analitica, più di calcolo. Quindi questo qua vorrebbe dire che avremo numero di nere 2, numero bianche 1 e lo spazio? A questo punto non è più 0 lo spazio. E come devo calcolarlo?
lo spazio lo calcolo prendendo tutto il muro, togliendo lo spazio, cioè la lunghezza occupata dalle piastrelle, che so quante sono, sono 3, e questo è lo spazio totale, lo divido per 2. Quindi a me sembra che in generale si possa dire che lo spazio sia sempre lunghezza del muro meno lato della piastrella moltiplicato il numero di piastrelle, quindi numero bianche più numero nere, il tutto diviso 2. Questo dovrebbe essere vero sempre, no? Indipendentemente dalle regole di piazzamento delle piastrelle. Mi dicono, guarda, c'hai un muro di 100 metri e ho messo 4 piastrelle. Vabbè, rimane uno spazio grandissimo, a meno di non avere 2 piastrelle esose. Però la formula è questa. E dovrebbe funzionare, proviamo un po' a pensarci, sia che la parte intera diventi pari o dispari, quindi l'altro caso sarebbe uguale 5.5, se fosse 5.5 avremmo numero nere uguale 3, numero bianche uguale 2, no? Così come avevamo esattamente sopra, scusate queste qui, 3 bianche e 2 nere fa 5 piastrelle, esattamente come nel primo caso, dove però avevamo spazio 0. Ma quello spazio uguale a 0 probabilmente viene anche applicando la formula. Perché nel caso sopra, in cui il rapporto fosse esattamente 5, abbiamo detto lunghezza fratto lato uguale 5. Poi calcolo lato moltiplicato 5, che mi dà quindi la lunghezza, questo. Lunghezza meno lunghezza fa 0. Quindi, questa formula che l'abbiamo ricavata, l'abbiamo studiata per il caso generale in cui il rapporto lunghezza fratto lato fosse frazionario, abbiamo verificato che funziona anche nel caso particolare in cui il rapporto lunghezza fratto lato sia un numero intero. Non è detto, non è scontato, ok? Quindi noi in qualche modo questo problema lo dobbiamo cercare di risolvere contemporaneamente almeno in 3 casi possibili. Quello in cui il rapporto diventi un numero intero o un numero frazionario, scusate, 4 casi possibili, intero o frazionario e a sua volta pari o dispari. Intero pari, intero dispari, frazionario pari, frazionario dispari. Perché se mi venisse un intero pari, un 4.0, noi sappiamo che non possiamo mettere 4 piastrelle, ne metteremo 3, e nonostante 4 ci starebbero giuste, perfette, la morte loro, ma noi dobbiamo mettere solamente 3, lasciando uno spazio ai due lati, di, in questo caso di mezza piastrella. Mezza di qua, mezza di là. Ok? Allora, come facciamo? Riusciamo magari a sintetizzare un pochino i calcoli che stiamo facendo, i ragionamenti che stiamo facendo, perché qua ci rischiamo poi di perderci in una serie di casi particolari. No? Allora, sicuramente questo è vero, lunghezza fratto lato mi serve, però dobbiamo riconoscere che a noi il nostro grado di libertà non è tanto quante piastrelle metto, perché le piastrelle le devo sempre aggiungere a due, a coppie, più una che deve essere nera. Provo a dirlo in modi diversi. Io ho una certa lunghezza, no? Da riempire.
proviamo a pensare che la nostra sequenza di piastrelle sia fatta da una piastrella nera, che la metto a parte, la chiamo, tu sei la prima, e tante coppie di piastrelle bianca-nera. Bianca-nera, 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 bianca-nera. Allora, anziché chiedermi quante piastrelle ci stanno nel muro, che è giusto ma mi crea tutta una marea di casi particolari, e i casi particolari ci sono perché io sto pensando in termini di singole piastrelle, in realtà quelle che devo mettere non sono singole, sono coppie. Quindi la domanda che mi devo fare è: quante coppie di piastrelle ci stanno nella parte di muro che rimane avendo messo una piastrella nera? Questo è il muro. La prima piastrella nera la metto e quindi di quel muro, no, lato, ne tolgo un pezzo, perché quello di sicuro c'è la piastrella nera che metto per prima. Lo spazio che resta lo dividerò a coppie di piastrelle. E quindi quante ce ne sono di queste? Ce ne saranno diviso 2 per lato, 2 volte il lato. Quindi questo numero, che in generale è un numero frazionario, quando è che mi scatta di un'unità? Passa da 1 a 2, da 2 a 3, eccetera. Quando il muro si allarga a sufficienza per farci stare un'altra coppia di piastrelle in più. Allora, questo qua di fatto cos'è? È il numero delle coppie di piastrelle. Ovviamente la sua parte intera. Probabilmente siamo in tanti, quindi ci sono tanti che si stanno ragionando in questo momento e proviamo a immaginarcelo, a pensarci, ma questa potrebbe essere la formula definitiva, che vi dice che tu dovrai mettere una piastrella nera e tante coppie di piastrelle bianco-nere, quanto è la parte intera di questa frazione. E ovviamente il numero di piastrelle bianche sarà uguale al numero di coppie. E il numero di piastrelle nere sarà una in più. E lo spazio vale la formula di sopra non ce la tocca nessuno. Ok? Allora, cosa è meglio fare? Così oppure partire da sopra? Beh, in entrambi i casi si arriva al risultato, ovviamente. Qua bisognerà, però noi non abbiamo ancora i costrutti in Python di scelta, fare cose diverse secondo che questo valore intero di lunghezza fratto lato sia pari o dispari. Perché poi a questo punto devo dire, no, il numero di nere sarà la metà o la metà di meno 1 del valore. Al momento non sappiamo ancora come si scrive la scelta, è il prossimo argomento da affrontare, e quindi ci piace aver trovato una formula unica che, salvo diciamo controordine, salvo che qualcuno si accorga che in qualche caso particolare non funziona, da sola diciamo, risolve tutti i casi. Non sempre si riesce, chiaramente. Quindi diciamo che questo esercizio conteneva un micro inganno, perché ci chiedeva di contare le piastrelle, in realtà quello che stavamo posando erano coppie di piastrelle. E... Ok,
Detto questo, possiamo provare a risolverlo, cioè a implementarlo. Tutto questo altro non è che il ragionamento sull'algoritmo che vogliamo adottare. Il punto d'arrivo di questo ragionamento sono questi tre passaggi più questa espressione qua sopra. Quindi tutto questo lo possiamo non cancellare ma commentare. Adesso qua so che tanti mi odiano perché io sulla tastiera americana c'è la combinazione di tasti che è control slash che mette e toglie il commento a un blocco di righe selezionato. L'anno scorso l'avevamo provato sulla tastiera italiana, quella combinazione non funziona, no? Perché lo slash è sopra il 6, sopra il 7, dov'è? E quindi control shift, quella roba lì non funziona. E quindi dovete commentare una a una. Se non andando chiaramente nelle impostazioni di PyCharm, dove ci sono le scorciatoie della tastiera e si possono ridefinire, perché effettivamente è comodo. C'è un altro modo per chi non ha voglia di mettere cancelletti davanti a ogni riga. In Python il carattere di commento, mi detto, è il cancelletto e che rende l'intera riga da quel punto in avanti un commento, ok? Però il commento finisce sempre alla fine della riga, quindi quando vado a capo sulla riga successiva sono fuori dal commento. Non esiste in Python un costrutto per indicare un commento se si svolge su più righe, mentre in altri linguaggi c'è magari barra asterisco che apre il commento, asterisco barra che la chiude. C'è però un trucco che è quello di definire una stringa su più righe. Allora, noi le stringhe abbiamo visto che si possono definire tra apici semplici o tra doppi apici. Però l'apice di apertura e l'apice di chiusura devono stare sulla stessa riga. Esiste un altro modo per definire le stringhe in Python, che è quello di avere tre apici doppio semplici. Se io apro una stringa con virgolette, 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 tre di fila consecutive senza spazi in mezzo, questo apre una stringa che inizia qua e finirà quando lo chiudo di nuovo con tre virgolette. Ok? Quindi tutta questa è un'unica stringa. Quindi ho chiesto a Python, costruisci, non è un commento, è una stringa. E ho chiesto a Python, costruisci questa stringa fatta su più righe. Potrebbe esserci comodo non avere un messaggio che vogliamo che vada su più righe, allora costruiamo una stringa che contiene al suo interno gli a capo. Cosa me ne faccio di questa stringa? Niente, perché non lo so né stampando né salvando in una variabile. E quindi Python prende questa stringa, la costruisce e la butta via. Se non se ne fa nulla, noi non lo stiamo usando. Però non è un errore di sintassi. E viene usato spesso come trucco appunto per commentare, se ho un blocco di testo da commentare, lo racchiudo in una multiline string, si chiama, stringa su più righe. Lo posso fare con i tre apici doppi oppure con i tre apici singoli, è uguale, chiaramente qui quelli che apro devo chiudere, i tre aperti li chiudo sotto. A patto ovviamente all'interno di tutto il blocco di non usare mai i tre apici di fila, perché altrimenti lui capirebbe che lì finisce la stringa multilinea. Ok, quindi il modo per commentare un blocco di testo, di spiegazione, di commenti è o trasformarlo in una stringa e non farsi nulla di quella stringa. Io questa stringa la potrei salvare, potrei dire ok, la variabile x uguale a questa stringa qua. E poi la uso. È una stringa di 2000 caratteri, quello che è, va bene. Oppure non la uso e di fatto viene ignorata. L'altro modo è quello invece di mettere cancelletto davanti a ogni riga. Sono assolutamente, al lato pratico,
fanno la stessa cosa, fanno sì che un blocco di testo non venga interpretato. Invece ciò che vogliamo che sia interpretato, ovviamente sono istruzioni vere e proprie che partono dalla definizione della lunghezza del muro, non so, diciamo 380 centimetri, diciamo che sono centimetri, e il lato della piastrella, che possiamo immaginare che sia da 25, sto mettendo numeri più o meno a caso, vediamo cosa salta fuori. E fatto questo, io posso tranquillamente copiare queste tre istruzioni e calcolare lo spazio secondo quest'altra, avendo avuto cura di usare nello pseudocodice e nel codice vero lo stesso nome per le variabili. Quindi io ho acquisito dei dati, ho fatto finta di conoscerli, poi impareremo anche a leggerli dall'utente. Lunghezza del muro e lato della piastrella. Questa formula ci calcola il numero di coppie di piastrelle al netto della singola nera. È un numero intero e quindi questo numero intero conta il numero di bianche e sommato a 1 conta anche il numero di nere. E lo spazio è quello che dicevamo. Quindi se tutto va bene dovremmo dire che devi posare numero di nere, piastrelle nere, e numero di bianche, bianche, lasciando uno spazio di spazio centimetri per lato. Allora, questa è lunga da leggere perché ho scritto tante cose in questa print. Approfittiamone per vedere un altro dettaglio sulla sintassi di Python. Normalmente in Python ogni riga è un'istruzione diversa. Quindi questa è un'istruzione, sulla riga 36, sulla riga 37 è un'altra istruzione, sulla 38 è un'altra. Ogni volta che vado a capo sto finendo un'istruzione e iniziando quella dopo. Però se andassi a capo, quando ho una parentesi aperta e non ancora chiusa, allora la riga successiva viene interpretata come la continuazione della riga precedente. Okay? Quando Python legge questa riga, aperta tonda, c'è un po' di cose, virgola, e poi vado a capo. Questo capo, lui non potrebbe dire, ok, questa è un'istruzione che è finita, inizia quella successiva, perché quella sulla riga precedente è sbagliata, le parentesi non sono bilanciate. Quindi continua a leggere sulla riga successiva. Quindi quando abbiamo espressioni lunghe, in questo caso è una funzione, non è un'espressione perché di calcoli non ce ne sono qua, ma è una funzione con tanti parametri, io posso, per evitare di avere delle righe lunghissime che diventano difficili da leggere, andare a capo metà, purché vada a capo dentro a delle parentesi che fanno sì che Python aspetti di leggere l'ultima parentesi prima di eseguire la funzione. È la stessa cosa che l'avessi scritto dritto, è solo più leggibile così. Allora, ci siamo convinti che funzioni, vediamo se funziona davvero. Facendo run mi dice che io devo posare 8 piastrelle nere e 7 bianche lasciando uno spazio di 2,5 cm per lato. Sarà giusto? Allora, proviamo un po' a vedere. Innanzitutto le nere e le bianche, beh, c'è una nera in più delle bianche che mi quadra. In totale sono 15, 7 più 8, 15. 25 cm l'una, quanto fa 25 per 15? Beh, facciamolo dire da Python, quindi apro la Python console, 25 per 15 fa 375. E visto che il mio muro era di 380, 380 meno 375, rimangono 5 cm in totale. Vabbè, questo potevo farlo meno. Sono fatto prendere la mano. E quindi se rimangono 5 cm d'avanzo,
2,5 per parte è giusto, quindi ciò che ci dice il programma, lasciando uno spazio di 2,5 cm per lato, è giusto. In questo caso particolare. E se io avessi un muro più piccolo, non so, metto 80, avrò meno piastrelle. Mi dice mettine due nere e una bianca, lasciando di nuovo 2,5 cm per lato. Faccio 70. Questo è un po' forse inatteso. Se ho il muro da 70 mi si mette una piastrella nera e zero bianche. È giusto? Lasciando 22 cm per lato. È giusto sì, perché altre due piastrelle non ci stanno. Perché se la piastrella è da 25 e il muro è da 70, ciò che rimane sono 70 meno 25, quindi 45. La coppia di piastrelle bianca più nera fa 50, non mi sta, quindi sono obbligato a mettere una piastrella da sola lì con tanto spazio vuoto intorno. Però queste erano le regole che continuano a funzionare fino a quando io non abbia un muro di 25 cm. Ma se avessi già un muro di 24 cm... Mi state dicendo che la stai andando a cercare, sì? Mi dice una cosa brutta. Posare una piastrella nera e zero bianche, fin lì, lasciando uno spazio di meno 0,5 cm per lato, che non vuol dire niente. Ok? Quindi, abbiamo risolto l'algoritmo, ma non ci basta solo risolvere l'algoritmo o trovare le formule. Dobbiamo anche sapere quali sono i casi limite entro cui questo algoritmo può lavorare correttamente oppure no. Questo algoritmo funziona bene se la lunghezza del muro è esattamente pari a un numero dispari di piastrelle e ci dice che il margine è zero. Funziona bene se la larghezza totale del muro non è esattamente un multiplo dispari delle piastrelle e ci dice quanto spazio lasciare. Non funziona chiaramente quando non può funzionare, in questo caso in cui il muro è più piccolo della piastrella. Quindi in questo caso io dovrei, prima di fare i conti, bloccarmi dicendo attenzione che questi dati non sono compatibili con questo algoritmo. Quindi diciamo, per ora mettiamo un commento e poi possiamo andare a riprendere, verificare che, qual è la condizione da verificare, che il lato, che la lunghezza del muro sia maggiore o uguale al lato, altrimenti questo programma fornisce dei risultati errati. No? Il famoso, la famosa sigla, non so se l'avete già sentita, garbage in, garbage out. Cioè gli butto schifezza, cioè ho dato al programma dei dati sbagliati, garbage in, e il programma mi calcola un risultato che non ha senso, garbage out. Se non facciamo attenzione rischiamo che i nostri programmi siano dei rimescolatori di monnezza, no? Di schifezza. Invece dobbiamo verificarlo. Dimmi. Non è forse più giusto dire che il muro deve essere almeno più largo di 3 volte? Allora, lui mi pone una condizione diversa e mi dice guarda che il muro dovrebbe essere uguale, maggiore o uguale almeno 3 volte lato della piastrella? Ma chi l'ha deciso questo? Nel senso che il problema che dobbiamo risolvere, torniamo indietro, questo non è un problema dell'algoritmo, è un problema delle specifiche. C'è la soluzione, questa qua, col muro da 30, ok? E il lato da 25.
questa soluzione per noi è accettabile o no? È compatibile con le specifiche che ci hanno dato oppure no? Secondo lui no. Lui dice, se non ci sono almeno 3 piastrelle, per me non va bene. Devo rifiutarmi di farlo. Proviamo a rileggere bene il testo, cioè, per capire se il testo ci dice, senza ombra di dubbio, che la soluzione con una piastrella sola sia accettabile oppure no. Bisogna posizionare lungo il muro una fila di piastrelle nere e bianche. Può essere una fila fatta di una piastrella sola? E qui entriamo nella filosofia, chiaramente, non più nell'informatica. C'è chi dice sì, c'è chi dice no. Per ragioni estetiche l'architetto ha specificato che la prima e l'ultima piastrella devono essere nere. La prima e l'ultima. Allora anche qua, entrando nel mondo della filosofia, qualcuno dirà no, se mi parli una prima e l'ultima sono due distinte. Qualcun altro può dire no, ma la prima e l'ultima in realtà potrebbero essere la stessa che è contemporaneamente sia prima che ultima. Il vostro compito è calcolare il numero di piastrelle necessarie, il vuoto dato lo spazio disponibile e la larghezza di ogni piastrella. Quindi, questo testo, secondo me, si può correttamente interpretare in tutti e due i modi. Cioè, non ci vedo nulla che mi faccia dire di sicuro è giusta l'interpretazione minimo 1, oppure di sicuro l'interpretazione giusta è minimo 3. A seconda del punto, l'interpretazione che diamo a fila e prima e ultima. Dimmi. Sì? Allora, nel caso in cui questo fosse un progetto reale commissionato da qualcuno, io dovrei fermarmi, aprire il telefono oppure mandare una mail dicendo le specifiche che abbiamo concordato mi sono accorto che non sono chiare. C'è un caso particolare di cui non avevamo parlato e che io come programmatore devo considerare. E quindi devo decidere se accettarlo oppure no. E ti metti d'accordo. No? Piuttosto di dire lo faccio come piace a me, poi magari non va bene e devi rifarlo, conviene tornare a migliorare le specifiche, a raffinare le specifiche. E purtroppo quando uno legge le specifiche non se ne accorge di queste cose. No? È ovvio, tu non puoi... La miriade di dettagli che saltano fuori solo quando cominci a ragionare, no? In tutti i casi particolari. Quindi, questo, perché io non ho provato con 400 o con 1000 di muro? Ma perché funziona? Perché non mi darà problemi, no? Una volta che ci ho messo una lunghezza che mi dia un numero di piastrelle pari e l'altra dispari, praticamente ho fatto tutte le verifiche che c'erano da fare. Poi se lo faccio più lunga, 500, 600, che sorprese potrò mai avere qua? In questo algoritmo qua? Nessuna. No? Le sorprese le ho quando comincio ad andare nello stretto. Allora vado a vedere i casi particolari, ci sta solo la nera, ci sta la nera più la coppia, non ci sta neanche più la nera. Quindi, con la mia conoscenza di come ho analizzato il problema, riesco anche a capire quali sono i casi limite e verificare il comportamento del programma nei casi limite. Se qua c'è un minore, di sicuro il programma non deve funzionare. Se c'è un uguale, può funzionare con spazio zero. Oppure qua mi accorgo appunto che dovendo scrivere questa condizione devo mettere 1 o mettere 3 e mi accorgo di una carenza della specifica o di un dettaglio a cui non avevo ancora pensato, di un caso particolare a cui non avevo ancora pensato. Poi magari il telefono dell'architetto dice no, ma guarda che piuttosto che lasciare una piastrella sola con 20 cm per lato, mettine 2, una bianca e una nera. Anche se viola una delle regole di sopra, ma allora andiamo a cambiare le specifiche. Può capitare che uno scopra dei casi particolari brutti e allora dice, vabbè, in quel caso lì facciamo in un modo diverso. Però si tratta sempre di andare a riscrivere le specifiche
e le riscriviamo, le adattiamo, le specializziamo, le spieghiamo meglio perché ci siamo accorti di casi particolari che non sapevamo come gestire. Ok, come vedete PyCharm, quando scrivo un commento con scritto to do, me lo evidenzia in un colore diverso, perché questa è una promessa che faccio a me stesso, che nel futuro questa cosa qua la metterò a posto. Quindi lui, quando salvate un file, lo vi evidenzia anche, vedete, addirittura c'è una casella apposta con to do, dove ti ricorda il to do che hai scritto. È un modo per dire, va bene, questa cosa qua adesso è complicata, non ho voglia, barra tempo di farla, oppure non so ancora come farla, mi prendo una nota, ma così mi ricordo che la dovrò fare in futuro. E la convenzione è semplicemente quello di scrivere to do dentro il commento normale, poi lui lo risolve, lo riconosce. Dimmi. Allora, nel caso dell'esame, giustamente tu mi chiedi, ma se le specifiche non sono chiare in caso d'esame, il caso d'esame è più complesso, no? Quindi in quel caso, quando ci trovate gli esercizi di laboratorio, gli esercizi di esame, la regola normalmente è, vabbè, se riuscite ad avere un chiarimento volentieri, ma normalmente la risposta a domande di questo genere è scegli tu, ok? Quindi l'importante è che voi riconosciate che c'è questa ambiguità e poi prendiate una scelta e poi siate coerenti con la scelta che fate. Anche perché diventa difficile all'esame, magari se non metà persone ha già fatto in un modo, metà ha fatto nell'altro, tu alzi la mano e dici, senti ragazzi, qui c'è un chiarimento da aggiungere, e c'è metà aula che ti manda a quel paese, no? Perché ci hanno già fatto, allora lo evitiamo. La cosa importante è che voi alleniate gli occhi a riconoscere i casi particolari, poi, e scegliete. Idealmente mi mettete il commento dicendo, ho scelto di far così, e va bene. Ok? Se non sbaglio, nel laboratorio c'era un esercizio bidimensionale di questa cosa qua, in cui parlava invece di una stanza rettangolare da piastrellare, ma le soluzioni dei laboratori non ve le diamo ancora. Anzi, questa sera chiuderemo il sondaggio, quindi chi non ha ancora votato ha ancora tempo di farlo, adesso uscendo dall'aula alle 5:30, e così noi chiudiamo il sondaggio, e mercoledì, nell'ultima 20-30 minuti di laboratorio, risolviamo insieme gli esercizi che vi hanno dato più problemi. Questo lo faremo ogni settimana. Ok? Io non ho ancora chiuso il sondaggio, quindi non so ancora quali siano i più gettonati, lo scopriremo stasera quando chiuderemo. Su Telegram, ovviamente. Ok, questo è un esercizio molto semplice di calcolo, no? Però fare i calcoli con i numeri interi, ad esempio qui usava chiaramente nella slide dei calcoli dei nomi diversi per le variabili, noto adesso che lui ha usato questo simbolo di divisione intera e io ho scritto int della divisione reale, sono modi diversi, si possono fare in centinaia di modi diversi. Ok. Fatto questo, se non ci sono altri dubbi su questo esercizio, ma era tanto per scaldarci in vista di quelli un pochino più complessi, avevamo la volta scorsa iniziato a vedere il tipo di date stringhe, e ripassiamo solo insieme. Una stringa di fatto è una sequenza di caratteri delimitata da singoli apici o doppi apici, e adesso abbiamo imparato anche da tripli doppi apici o tripli singoli apici, quando la stringa deve andare su più righe. E quali operazioni posso fare su questa stringa? La concatenazione, che si indica con il più, posso concatenare variabili che contengono stringhe, costanti di tipo stringa, tra di loro. Posso interrogare una stringa per sapere quanto è lunga, con la funzione len.
C'è una stringa particolare che si chiama stringa vuota, che è quella che ha lunghezza 0, quindi se una stringa è una sequenza di caratteri, quando questa sequenza non contiene nessun carattere, è ancora una sequenza valida, la chiamiamo sequenza vuota, stringa vuota. Non è un errore, ok? Quindi una stringa è una sequenza di 0 o più caratteri, non di 1 o più caratteri. Sopra non c'era scritto, ma il senso di sequenza che era definito qua è sequenza anche del genere, anche di lunghezza 0. L'operatore più ovviamente viene usato sia per sommare numeri, in quel caso ha il senso di somma aritmetica, sia per sommare stringhe, in quel caso ha il significato di concatenazione, non possiamo mescolarlo chiaramente. Ok? Quindi se noi volessimo, prendo la console di Python, se io volessi sto pensando a un nome di un gruppo musicale o qualcosa del genere che abbia il proprio nome sia lettere che numeri. E tu? Facile, più cortissimo. Se io avessi, no, la stringa A che contiene la lettera U e la variabile B che contiene il numero 2, il gruppo musicale degli U2 dovrebbe essere la concatenazione di queste due cose. Ma io non posso scrivere A più B. Perché? Ah, questo più che cosa significa? A è una stringa. L'ho assegnata a U, vedete qua sopra, anche se qua purtroppo non si riesce a ingrandire, è un STR, è di tipo stringa. B è di tipo intero. Quindi se l'operatore di somma vedesse tra di loro due numeri interi, fa la somma aritmetica intera. Se vedesse due stringhe, fa la concatenazione. Se vede una stringa e un intero, mi dice sei pazzo e non so cosa fare. Lui prova a fare la concatenazione e dice guarda che il secondo parametro dovrebbe essere una stringa e invece ho trovato un intero. Se io invece provassi a fare B più A, mi dà un errore diverso, perché in questo caso prova a fare la somma e vede una stringa al posto di un intero. No, lui parte da sinistra verso destra e vede, ok, c'è una stringa, stringa più, ok, allora il secondo operando deve essere anch'esso una stringa, è un intero, ma arrabbio. Se faccio B più A, lui vede prima l'intero, poi vede il più, ah, questa è una somma numerica, e poi gli arriva una stringa e si arrabbia. Ma se io e tu come facciamo a farlo? Beh, possiamo sommare A più una stringa che contenga la rappresentazione del numero 2. Ad esempio la stringa C, in cui metto il 2 tra virgolette. Allora avere B che è un 2 e C che è un 2 tra virgolette sono due cose diverse. Il primo un intero, il secondo una stringa. La stringa che contiene caratteri numerici. Ma che questo carattere contenuto dentro la stringa sia una cifra è un accidente, è una coincidenza. È un carattere come tutti gli altri. E lei è una stringa, vedete che C è definita come tipo STR, come tipo stringa. E allora A più C lo posso fare. Okay, quindi attenzione a non confondere una stringa che contenga dentro una rappresentazione decimale, di caratteri decimali, che è comunque una sequenza di caratteri, rispetto al valore decimale di quel numero. Int, l'intero, o il float nel caso in cui ci sia una virgola. Se io non volessi definire la variabile C, posso passare da una versione all'altra? Posso prendere la B, che è un numero, e farlo diventare una stringa che contiene quel numero? Sì, con la funzione di conversione str.
Se B, ricordiamoci, era un intero 2, str di B sarà la stringa che contiene la rappresentazione di quel numero intero. Quindi posso fare A più str di B, questa funzione. Quindi quando devo concatenare, costruire delle stringhe che hanno delle parti numeriche e delle parti letterali, per farlo devo prima prendere le parti numeriche e convertirle in stringa. C'è anche l'operatore inverso, se C era una stringa, io potevo sempre convertire, provare almeno a convertire in intero la stringa C. Con la funzione int, l'abbiamo già vista lavorare prima, prende un numero reale e ne estrae la parte intera, o prende una stringa e cerca di estrarre il numero che c'è scritto dentro questa stringa. Quindi int di C è di nuovo un valore intero. Attenzione che se provassi a fare int di A, ovviamente, sto dicendo prendi la stringa U e leggi il numero intero che è rappresentato dentro la stringa U. No, caro. La U non è una cifra lecita, lui dice in base 10, perché in realtà int è anche in grado di leggere numeri in base diversi. E quindi non ce la fa. Mi segnala un errore. Quindi è possibile passare da stringhe interi purché i valori siano compatibili, chiaramente. Questa è l'operazione più. Poi sulle stringhe posso anche fare l'operazione di moltiplicazione, che è una replicazione di fatto. Quindi ad esempio io potrei fare A per B. Cosa mi dà? Allora, A è una stringa che contiene U, B è un intero che contiene 2, quindi mi darà due volte la U. Se provessi a fare ad A per C, mi dà errore. Non posso moltiplicare tra di loro due stringhe, ma solo una stringa e un numero. È un'operazione che non serve quasi a niente se non per disegnare le cornicette, i disegnini quando stampiamo, no? Per fare tanti caratteri uguali invece di pigiarli ogni volta col tastino. Quello che ragionamento che abbiamo fatto sulla conversione da int a stringhe vale analogamente tra string e float, usando chiaramente la funzione float anziché la funzione int, okay? Quindi un numero floating point si può convertire in stringa usando str, una stringa che contiene la rappresentazione carattere per carattere di un numero floating point si può provare a convertire da stringa a float usando la funzione float, appunto. Mi sapete fare un esempio di una stringa che contenga solo cifre numeriche, ma che non abbia senso convertire in un intero? Una data? Una data non contiene solo cifre numeriche. Una data, scrivo che oggi è il 10/10/2022. Contiene sì cifre numeriche, ma anche la barra. Un numero telefonico perché? Allora, se io provassi a fare l'int della data di oggi, mi prendo uno schiaffo perché c'è la sbarra. Se volessi fare l'int del numero di telefono, mi dà il numero int che è uguale a quello che ho scritto tra virgolette.
Sono a metà d'accordo però, ma non per il motivo che hai detto tu. Un? Quindi hai detto, esempio, uguale, perché non saprei come chiamarlo, hai detto 0 seguito da, così? 0, qualcosa, ok. Ah, curioso questo. Cosa succede se io prendo un numero frazionario e provo a convertirlo in una stringa che contiene un numero frazionario e cerco di convertire in intero questa stringa? Mi dà errore, perché il punto non può essere un carattere lecito nella rappresentazione di un numero intero. È un po' strano, è un po', diciamo così, fiscale, no, questa conversione. Perché se io facessi int di 0.3, attenzione, non ci sono le virgolette, quindi questo è un float, è un numero, mi dice 0. Se io facessi float di questo esempio qua, mi dà 0.3, però quindi lo converte da stringa che contiene la rappresentazione di un numero reale in numero reale. Se fosse un numero reale me lo può convertire in intero, ovviamente buttando via la parte frazionaria, però il passaggio diretto da stringa a numero intero non lo fa. No, sì, sì. Int vuole un numero intero. C'erano altre proposte, se non sbaglio? Dimmi. Allora, lui insiste sul numero telefonico perché dice tanto è un numero su cui non ha senso fare delle operazioni. Cioè, che senso ha dire numero telefonico diviso 2? Sì, in realtà voi siete abituati al cellulare. Dimmi. Nel caso il numero... Nel caso, ad esempio, in cui un numero inizi con 0, esatto, sempre un numero telefonico, chiamiamolo il telefono 2, 011 090 6666, che è il numero del Politecnico, questa è una stringa. E se faccio, non a caso l'ho messo il 666, deve essere la portineria. Se lo converto in intero, mi sono flippato lo 0. E quindi se tornassi di nuovo a stringa, non torno al numero di partenza. Ok? I numeri telefonici, cioè le codifiche numeriche che possono iniziare ad esempio con uno 0, quindi sono fatte tutte di cifre, i numeri telefonici sono fatti solamente di cifre numeriche. Ma non sono da interpretare come numeri interi. Anche perché per fortuna non ho mai sentito nessuno che mi dicesse qual è il tuo numero. Ah, il mio numero sono 27.298.343.201. Ok, stiamo distanti. Sono amico di tutti, ma... i codici di avviamento postale. No? Noi qua siamo a Torino, il codice di avviamento inizia con 1. 10.000 qualche cosa, fossimo a Roma che sono 00 qualcosa, te ne accorgi che non è un numero intero, perché il codice di avviamento postale ha, qua, ha sempre 5 cifre, non è un numero intero fino a, 100.000 escluso, 99.999, cioè 5 cifre. Ok? Quindi ha senso sempre chiedersi, questo dato devo trattarlo come una sequenza di lettere, una sequenza di simboli, o come un numero aritmetico che abbia un senso aritmetico. Quindi per cui se ci mettono 0 davanti è giusto che non cambi se è un numero. Se è un codice è giusto che cambi. Se non ci devo fare delle operazioni, come diceva lui, ha più senso rappresentarlo come stringa, se non ha senso fare operazioni matematiche su quel valore. Se avete qualcosa su cui abbia senso, chiedetevi, ha senso moltiplicarlo per 2, dividerlo per 3? Se la risposta è no, non rappresentatelo come numero, non preoccupatevi di rappresentarlo come numero. Il problema delle date che abbiamo citato prima in realtà è più complicato, perché una data non è un numero ma è un insieme di numeri, un gruppo di numeri.
e le operazioni sulle date si possono fare come, ma sono sempre un bagno di sangue, no? Perché abbiamo un calendario che è fatto per farci del male. E un pochino di male ce lo dovremmo fare più avanti, ma per ora facciamo finta di non voler trattare le date. Ok. Le stringhe sono una sequenza di caratteri. Quindi se io ho una stringa che, diciamo, lunedì, A uguale, stringa A uguale lunedì, è una stringa di lunghezza 6, a 6 caratteri, L, U, N, E, D, I accentata. Le lettere accentate ci stanno normalmente, non ci sono problemi, si possono usare normalmente. È possibile interrogare la stringa, estrarre da una stringa ogni singolo carattere, ogni simbolo, sì, ogni singolo simbolo, mi si impassiccia la lingua, di cui è composta. Quindi lunedì è fatta da 6 caratteri, io posso estrarre il primo con una sintassi che è parentesi quadre posizione. Allora, la stringa lunedì è fatta di 6 caratteri numerati da 0 a 5. La L, primo carattere, è nella posizione 0, la U, secondo carattere, è nella posizione 1, la N è nella posizione 2 e così via fino alla I accentata che è nella posizione 5. Quindi se io scrivessi A di 5 mi dà la I accentata. Quindi quando io ho una stringa non solo posso farla diventare più lunga facendo le somme, addizionando, ma posso estrarre dei pezzettini andando a scegliere un singolo carattere da questa stringa. Purché ovviamente questo carattere esista, perché se io provassi a prendere il sesto carattere, mi dice che non c'è. Mi dice string index out of range, vuol dire l'indice che è usato dentro la stringa, out of range, è al di fuori dei valori permessi. Ha un valore 6 che è al di fuori del suo range, del suo intervallo in cui può esistere. Quindi ogni stringa è composta da caratteri, ciascun carattere può essere indicizzato, cioè estratto, fornendo, tra parentesi quadre, il valore numerico dell'indice, cioè della posizione in cui si trova. E questi indici vanno da 0 alla lunghezza della stringa meno 1. Gli informatici sono gente strana, ok? Perché contano partendo da 0 e non partendo da 1. Sempre. Tutti i linguaggi di programmazione, sani di mente, ce ne sono alcuni no, ma tipo MATLAB, una sequenza di oggetti è sempre numerata partendo da 0. E quindi i caratteri di una stringa sono numerati partendo da 0. Da 0 a quanto? Alla lunghezza meno 1. Quindi se io avessi una stringa che è lunga 100 caratteri, posso estrarre carattere di indice 0, 1, 2, 3, fino a 99. Quello di indice 99 è il centesimo elemento. Okay? Se io ho 5 dita, queste dita le numero 0, 1, 2, 3, 4. Il dito 4 è il quinto. Il dito di indice I è l'I più unesimo dito. Il carattere di indice I, cioè generico, è l'I più unesimo carattere. Quindi il carattere di indice 0 è il primo, il carattere di indice 1 è il secondo e così via. All'inizio crea un po' di confusione, ma ci si abitua abbastanza in fretta proprio perché poi semplifica molto molti controlli che facciamo poi durante i cicli, durante le iterazioni. Qui facciamo, abbiamo rappresentato graficamente un esempio di una stringa, in questo caso di 10 caratteri, e vedete che questi 10 caratteri sono associati a degli indici che vanno da 0 a 9. Questa è una stringa più piccola di 5 caratteri, i cui indici vanno da 0 a 4.
Quindi è possibile sempre prendere una stringa ed estrarne un pezzettino. Dimmi. Io vorrei estrarre il sesto carattere della stringa in alto. Cosa mi quantità come alto? Il sesto carattere, quindi il 5, quello di indice 5. Vediamolo. S uguale, ciao, gente, con lo spazio in mezzo, ok? Quindi lo spazio sarebbe, in questo caso, il quinto carattere, giusto? Cioè quello di indice 4, S di, verifichiamolo, di 3 mi deve dare la O, ok? S di 4 mi darà lo spazio. Mi dà una stringa di lunghezza 1, che contiene un carattere trasparente, ma è un carattere come tutti gli altri. La lunghezza di S di 4 è 1, quello spazio lì, la stringa che è composta da uno spazio, quindi aperte virgolette, spazio e chiuse virgolette, ha un carattere, che è diverso dalla stringa vuota che contiene 0 caratteri, aperte e chiuse virgolette. C'era una mano, dimmi. Di lunghezza o di alfabetico? Sì, allora, la lunghezza di una stringa è un numero intero. Quindi io avevo la stringa A, che era un ID, e la stringa S, che è ciao gente. Io posso calcolare la lunghezza di A, fammela chiamare lunghezza di A, come len di A, è un numero che vale 6. La lunghezza di S, come len di S, varre 10. E quindi in questo caso A è minore di, la lunghezza di A è minore della lunghezza di S. Io posso fare, se è questo che mi stavi chiedendo, controllarmi se la lunghezza di A fosse minore della lunghezza di S. Se non abbiamo ancora fatto l'operazione di confronto, ma mi dà un vero. Sì. Allora, sì, allora, però devi fare attenzione a cosa stiamo facendo, lo vediamo meglio quando faremo i confronti. Lui mi dice, se io facessi max, torniamo sugli interi, max di 3 e 7 mi dà 7. Se io facessi max di A e S, funziona, non dà errore, mi restituisce la stringa più grande. La stringa più grande non vuol dire la più lunga, ma vuol dire quella che nell'ordine alfabetico viene dopo. E quindi in questo caso lunedì, perché la L di lunedì alfabeticamente viene dopo la C di ciao. Ma questo lo vedremo meglio quando faremo i confronti. Dimmi. Allora lui fa max len A, len S. Allora qualcuno potrebbe pensare, così mi stamperà la stringa più lunga. No, mi stampa 10, che è il valore numerico più grande tra questi due che ho calcolato andando a vedere la lunghezza delle stringhe. Le n sono dei numeri. Una volta che ho fatto len di S, quello è un numero, è un int, e lui si dimentica da dove arriva. Ok? Quindi non c'è modo, se ci sarà, dovremo impararlo, di dire confronta due cose sulla base di un criterio diverso, di un criterio, confronta due stringhe sulla base della loro lunghezza. No, o confronto le lunghezze e il risultato del confronto è la lunghezza, o confronto le stringhe e il risultato del confronto è una stringa. La stessa cosa vale sui singoli caratteri. Se io estraggo A di 0,
è una L, A di 1 è una U. Quindi A di 0 è uguale ad A di 1? No. A di 0 è minore di A di 1? Sì, perché lunedì L e U, la L viene prima della U. Adesso vi faccio vedere una tabellina che generalizza questo concetto di ordine alfabetico. Ogni volta che estraggo un carattere da una stringa, torniamo un attimo qua, ottengo una stringa di lunghezza 1. A differenza di altri linguaggi di programmazione, non esiste una differenza tra il tipo di dato stringa e il tipo di dato carattere. In Python sono tutte stringhe. Quando estraggo un carattere, in realtà lui mi dà una stringa lunga 1, per definizione. Ovviamente se l'indice che ho usato è valido, quindi va da 0 a lunghezza meno 1. Io posso estrarre un carattere, ma non posso cambiarlo. Ad esempio, avevamo la stringa S, e a me non piace che la C sia minuscola, maledizione, dovrebbe essere maiuscola, questa è una frase, deve iniziare con la lettera maiuscola. Allora mi verrebbe da dire, questa è la S, S di 0 è il carattere C, quindi io potrei dire S di 0, mettilo a C maiuscola. Lasciando gli altri caratteri come sono, cioè io non sto modificando S. Io potrei scrivere S uguale a C maiuscola. Cosa sto facendo? Sto prendendo tutta la stringa ciao gente, la sto buttando via e la sto sostituendo con un'altra stringa che contiene solo la C maiuscola. Come facevamo l'altra volta, no? Un nuovo valore sostituisce quello vecchio. Io non voglio sostituire tutto il valore, voglio sostituire un singolo carattere. Allora, mi hai detto prima che S di 0 rappresenta il primo carattere? Allora io il primo carattere lo voglio cambiare. E lui mi dice di no. A differenza di altri linguaggi, in Python le stringhe sono immutabili. Cioè, una volta che ho costruito una stringa, questa non può più cambiare. Non posso cambiare una C minuscola in una C maiuscola. Posso, però, dice, però questa cosa qua la voglio cambiare. E potrei, non posso cambiare questa stringa, però ne posso costruire un'altra che sia simile a questa, tranne che per la lettera iniziale. Posso costruire una stringa che contenga la C più S. È un po' dialettale, ciao gente. Però ho costruito una stringa, sto cercando di modificarla, ok? La prima cosa che mi viene in mente è, beh, io la C davanti ce la posso mettere, concateno, e poi ci metto quella. Però non dovrei metterla tutta, dovrei mettere solamente S di 1 più S 2 più S di 3. Cioè costruisco una nuova stringa in cui metto dentro i pezzi che c'erano e mi andavano bene, li prendo così come sono. I pezzi che voglio cambiare li sostituisco, ad esempio, vedete che non ho messo S di 0 lì dentro, ho messo C, grande. È chiaro che qua adesso diventa noiosa la cosa, no? Dovrei, concetto base è, se io devo prendere una stringa e modificarla in qualche modo, Python mi dice non puoi. Ciò che puoi fare è di ingegnarti per costruire un'altra stringa che sia la versione trasformata, la versione modificata di quella che avevi. Per aiutarci è comodo avere un metodo che ci permette di estrarre non un singolo carattere ma una porzione più lunga di una stringa.
c'è un blocco di 4 caratteri, di 5, di 7 caratteri. E questo c'è, è la cosiddetta indicizzazione di porzioni o di slice di stringhe, slice di fette, no? Quando io ho una stringa e anziché un indice solo, nelle parentesi quadre, indico due valori separati da due punti, sto dicendo che di quella stringa mi interessano i caratteri compresi tra quei due indici, tra quelle due posizioni. Quindi, nel mio caso, S è la stringa, S di 3 è la O, S di 3, 2 punti 5, è la stringa che estrae da S i caratteri in posizione 3 e quello in posizione 4. O spazio. Non quello in posizione 5. In una slice il primo elemento è compreso, il secondo elemento è escluso. La partenza è compresa, l'arrivo è escluso. Che ci crediate o no, l'hanno fatto, hanno deciso così per facilitarci la vita, non per complicarci. Posso mettere la lunghezza. Se io voglio tutta la lunghezza, se volessi tutta la stringa, potrei scrivere S di 3, 2 punti, len di S. Che mi dà tutti i caratteri della stringa, dall'indice 3 compreso all'indice lunghezza escluso, ma perché l'indice lunghezza sarebbe un errore, sarebbe già uno di troppo. Ricordiamoci che questa stringa ha 10 caratteri, len vale 10, l'ultimo carattere è il 9, non è il 10. Okay? Quindi il fatto di avere escluso l'ultimo mi facilita, ma così come mi facilita vedere che 3, 2 punti 5 sono due caratteri, da 3 a 5. Mentalmente faccio 5 meno 3 e vedo che sono due caratteri. Se invece dicessi dal 3 al 4 compresi, dovrei dire, ok, quanti caratteri sono tra il 4 compresi? Tutte le volte che facciamo dei conti con le date, no? Quanti giorni ci sono, la data di partenza e di arrivo compresa e esclusa, c'è sempre un più o meno uno che balla. Più o meno uno ci uccidono in informatica, tanti di quei bachi dovuti ai più o meno uno. Qua è abbastanza pulita l'interpretazione, il primo, il punto di partenza è sempre compreso, il punto di arrivo è sempre escluso. E quindi noi, il nostro modo di salutare con la C maiuscola è quello di prendere dal secondo carattere fino in fondo, facendo una slice che va da 1 fino alla lunghezza della stringa, e aggiungergli davanti una C maiuscola. Quindi ho costruito una nuova stringa incollando insieme dei pezzettini che mi servivano, ma la S non l'ho potuta modificare. Poi, se voglio, posso dire, ok, questo è ciò che ho ottenuto, lo posso a sua volta rimemorizzare dentro S e quindi dimenticarmi il valore precedente di S. Ma non vuol dire che l'ho modificata, vuol dire che ne ho costruita un'altra, ho buttato via quella vecchia e adesso la chiamo nello stesso modo in cui chiamavo quella di prima. Ci può sembrare contorto in questo momento e sicuramente le prime volte lo è. Perché mi stai raccontando queste cose? L'effetto netto non è lo stesso, sì, però più avanti quando vedremo le liste, che invece sono modificabili, ci cambia parecchio la giornata, capire cosa si può modificare e cosa no. Quindi è comodo usare questo operatore di slicing per estrarre in un'unica operazione, cioè le parentesi quadrate, Python condensa operazioni che in altri linguaggi si fanno con sintassi diverse. Posso estrarre un singolo carattere, posso estrarre una porzione di caratteri. Questa porzione lo specifico dando l'indice del carattere di partenza compreso e l'indice di carattere di arrivo escluso. Poi ci sono delle scorciatoie. Io posso dimenticarmi, omettere, non scrivere il punto d'arrivo.
sottinteso è fino in fondo. Sì. Quindi se in una porzione non indico il punto di arrivo, è sottinteso che voglio arrivare fino in fondo. Attenzione che questo e questo sono due cose diverse. S di 2 punti è una porzione che parte dal carattere 2 e arriva al fondo della stringa e non c'è il punto d'arrivo. S di 2 senza i 2 punti è un singolo carattere. E possiamo immaginare che per simmetria, se io scrivessi S di 2 punti 2, è una slice, una porzione di cui specifico il punto d'arrivo, l'ultimo carattere 2 escluso, e sottinteso sarà il carattere di partenza che è l'inizio della stringa. Quindi in questo caso mi dà due caratteri che sono i primi due della stringa, quello di indice 0 e di indice 1. Ok? Allora, questa è l'operazione base che ci serve per fare molti, diciamo così, esercizi di estrazione, modifica, elaborazione sulle stringhe. Riprenderemo magari anche con qualche esempio un pochino più corposo per capire un po' meglio come funzionano queste cose mercoledì tutti insieme. Adesso vi lascio a chi viene dopo di me. Buona serata.